buongiorno, nuovo inizio e nuovo vlog perché dovrei andare a Viterbo con i ragazzi. Partiamo da questa mattina perché ho deciso di andare al lago. Mi sto dilettando in queste mattinate di lago. Stavolta non mi sono portata Derek perché voglio andare alla spiaggia di Grotte e lì non permettono l'ingresso ai cani. Cioè, vale a dire, se voi lo tenete fuori dal recinto ci può stare, se invece le mettete dentro, ovviamente se passa la guardia vi fa la multa. Quelle mattine che sono stata al lago siamo andate a Gradoli, perché lì un po' di più ci stanno i permessi per i cani. Spero venga anche la sorellona con i pupi. Certo, ora che ci penso potevo passare in edicola e prendermi magari la settimana enigmistica, comunque fare prendere qualcosina, però vabbè, è andata così. Adesso arriviamo qua alla spiaggia di Grotte, che mi tocca anche pagare, per fortuna non tanto, però un po' scoccia. La comodità di essersi portata la macchina al paesello. Ho riparato il portabagagli, poi proprio ieri sono passata dal meccanico per ringraziarlo perché non mi ha fatto pagare nulla, e allora io ho comprato una bottiglia per ringraziarlo. Oggi per fortuna il lago è calmo, infatti io desideravo che fosse calmo. Non ho fatto colazione proprio perché così mi butto in acqua. E niente, ci vediamo dopo che devo pagare. Ciao! Giornatina di lago fatta anche oggi. La mezza giornata al lago è andata bene. Sì, queste giornate ci vogliono. Torniamo al paesello, che si chiama Grotte di Castro, perché ho visto che nel precedente vlog una ragazza, ho letto il suo commento e mi chiedeva come si chiamava il paesello, se si chiamava proprio paesello. Cioè, io pensavo che la mia ironia era palpabile, si sentisse. Comunque no, non si chiama paesello, sono io che lo chiamo così. Si chiama Grotte di Castro, è carino, è in provincia di Viterbo, è vicino Bolsena. Io cioè, non ci vengo tantissimo, anche perché dopo un po', io purtroppo sono una che gli piace girare, andare per negozi anche se non devo comprare, quindi diciamo che un po' la vita da città mi piace di più rispetto a questo. Però devo essere sincera che quando si tratta di giornate come queste, cioè rilassanti, così un po' di relax senza confusione, è perfetto come posto, quindi è veramente bello. Doveva raggiungermi la mia sorellona, quindi Manuela, solo che però mi ha informato che ha messo in punizione Aurora e ci vediamo direttamente oggi pomeriggio. Bene gente, vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao! È chiuso. Bello sto viaggetto, sto tour panoramico. Oh, io i soldi li avevo portati per non far proprio il viaggio a vuoto. Ma non ce l'avevo un sito o qualcosa? Abbiamo fatto il viaggio a vuoto. Però andiamo a fare merenda. Però in senso unico, ci dovremmo rivenire. Sì, chi è quell'altra persona accanto? Quella è Aurora e quella? Chi è questa? Claudia. Eccola.
facendo la spesa. E stasera? Oh! Sushi? Sushi! E adesso stiamo decidendo il vino e qui l'esperto. Il vino? Ecco. La passerina. Già tutto il nome è un programma. Ma una basta che ci cioè, abbiamo preso una vagonata di sushi. Ve li facciamo vedere a casa poi tanto. Famo prima. Non è abituato. Vabbè, sto insieme. Prima abbiamo fatto tipo quanto? 4 ore di shopping. Sì. È impazzito. Poi vi facciamo vedere l'outfit del signore. Ah, beh, poi devi fare l'outfit. Dopo fai la sfilata. Ci sta cagando. Dopo fai la sfilata. Ci sta cagando. Sì. Cagando. Resisti Auro. Resisti. C'è pure la piccoletta che deve fare pipì, quindi.